auto nel mirino dei ladri nella zona del quartiere Irno a Salerno. Sono oltre una decina le vetture che sono state rubate nelle aree di parcheggio della zona antistante la chiesa San Giovanni Paolo II, ma anche nella zona sottostante il ponte della Lungo Irno in via Gelsi Rossi, così come su tutto il tratto di via Vinci Prova. Sempre più spesso nell'ultimo mese i malviventi colpiscono le autovetture posteggiate di notte. L'ultimo episodio nei giorni scorsi, quando una residente della zona è stata contattata direttamente dalla polizia e portata a conoscenza del danneggiamento della sua vettura, dove i ladri, nel tentativo di rimuovere il blocco, hanno smontato lo sterzo ma non sono riusciti a portare a termine il colpo. Sollecitato dai residenti di via Vinci Prova e di via Gelsi Rossi attraverso il loro rappresentante di quartiere Alessio Leone, il capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città Roberto Celano ha scritto al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, all'assessore alla sicurezza Claudio Tringali, al comandante della polizia municipale Rosario Battipaglia, per segnalare recrudescenza del fenomeno dei furti di auto in città e dunque dell'evidenza di un serio problema di sicurezza. In particolare i residenti di via Vinci Prova e delle zone limitrofe lamentano il protrarsi ormai da settimane di decine di furti di auto che si susseguono di notte quasi con periodicità giornaliera. La situazione è divenuta insostenibile e i cittadini sono costretti a convivere con la preoccupazione di non ritrovare più la loro auto al mattino. Per questi motivi il consigliere comunale di Salerno Roberto Celano ha chiesto al sindaco, all'assessore, al comandante della polizia municipale, per quanto di loro competenza, di intervenire con celerità al fine di assicurare, anche in sinergia con le altre forze di polizia, un maggiore controllo notturno in zona, l'installazione di un maggior numero di telecamere a circuito chiuso e di riattivare allo stesso tempo quelle presenti in loco che sembrerebbero allo stato non essere attive.